lo guarracino che chiama per mare, le venne voglia di censurare, se facendo un bello vestito di scarpe di spine pulite pulite, con una parrucca tutta ingrifata da siarella braciolata, con lo chapeau con le puzzine da punta inglese fine fine. Abbiamo riproposto la settimana tipica napoletana, perché noi siamo diventati il popolo più obeso d'Europa proprio perché abbiamo confuso i piatti festivi con i piatti quotidiani. Quindi il ragù, la genovese, sono piatti ottimi, squisiti, ma erano destinati alla domenica. Noi attraverso questa installazione spiegheremo la settimana tipica napoletana, che è completa di tutto, con minestre, di fagioli, legumi. Ci sono tutti gli ingredienti essenziali, anche caratteristici della dieta mediterranea. Noi questo lo spiegheremo, lo sottolineeremo, lo evidenzieremo e lo faremo assaggiare. Una mostra interattiva che affronta il tema dell'agricoltura e della gastronomia napoletana dal punto di vista storico, scientifico e sociale, svelandone i segreti dall'origine al piatto finito. Nel complesso monumentale di San Domenico Maggiore, fino al 10 gennaio 2016, una mostra che vuole rivolgersi a tutti, con giochi interattivi per ragazzi, informazioni scientifiche ed approfondimenti interdisciplinari, oltre a degustazioni di prodotti del territorio e dimostrazioni dell'importanza che la cucina partenopea ha nel mondo. Tant'è vero che la prima sala è un orto addirittura, abbiamo ricreato proprio un agrumeto napoletano, un orto con gli odori napoletani, ma poi dopo passiamo subito al multimediale, al moderno, perché qui si toccherà, si annuserà e si guarderà con gli occhi. Magna può valorizzare alla grande questo enorme patrimonio culturale che noi abbiamo, che è la cucina napoletana, che è la cucina più antica del mondo. Potremo valorizzare anche attraverso questo strumento, in questo complesso monumentale, veramente che possiamo considerare uno dei più grandi orgogli del nostro mezzogiorno e del nostro paese, potremo valorizzare un'antica sapienza che però è capace di farsi cultura ed economia nell'attualità, nel presente, e quindi in questo modo trovare anche le strade, quelle più alte e durature per creare reddito e occupazione attraverso la cultura e il turismo.